cucina di Casa Bruco. Ore 7:20, Torre Martello interno. Un'altra fetta di pane burrato, 3, 4, bene. Lei non vuole il pollo. Bene. Tazza di tè, al più presto. Ottimo. Bocca secca. Faccio un salto all'angolo, torno in un attimo. Vuoi qualcosa per colazione? No, non vuole niente. Dedalus, scendi da bravo marmocchio! La colazione è pronta! Ains fa le sue scuse per averci svegliati la notte scorsa. Tutto in regola! Vengo! La chiave? Non c'è. Le canzoni che avevo ieri. Devo prenderla. Era ancora assonnata. La patata ce l'ho! Forza per l'anima del diavolo! Gli ho detto del tuo simbolo nell'arte irlandese. Dice che è molto ben trovato. Prova a spremergli una sterlina, ti va? Mi pagano stamattina. Quel casino di scuola? Quanto? 4 sterline? Restacene una. Se ti serve. Faremo una grandiosa bevuta da sbalordire i druidici druidi. Così reggevo il bozzolo dell'incenso in quel tempo a Clongowes. Ora sono un altro, eppure sempre lo stesso. Sempre un servo. Un servitore di un servo. Qui ci da restare asfissiati. Ains, per favore, può aprire la porta? Va la chiave? Ce l'ha detta lui. Porca Eva, soffoco! Kinch! È nella toppa! Scrittura di mano decisa. Gentile signora Marion! Così? Di chi sono le lettere? Millie, una lettera per me da Millie. Una cartolina per te. E una lettera per te. Vuoi che ti apra un po' la finestra? Sbrigati con quel tè, ho la gola secca. La cucuma sta bollendo. Sveglia, pane, burro e miele. Ains, entri. Il rancio è pronto. Benedici noi, oh Signore, e questi tuoi doni. Dov'è lo zucchero? Cristo, non c'è latte. Possiamo prenderlo scuro? C'è un limone nella credenza. Al diavolo te le tue manie parigine, Kinch. Voglio il latte di Sennico. Sta salendo la donna col latte. Ains, il Dio la benedica. Prego, si sieda. Versi il tè. Lo zucchero nel sacchetto. Benedici noi, oh Signore, e questi tuoi doni. Accipicchia, Mulligan. Lo fate forte il tè, voi altri. Come diceva mamma Logan, se faccio il tè, faccio il tè. Se faccio acqua, faccio acqua. Vabbè, questo è tè di sicuro. Perdinci, signora, dice Mrs. Cahill. Dio vi conceda di non farli nella stessa tazza. Il latte, signore. Avanti, signora. Kinch, prendi il bricco. È una bella giornata, signore. Sia gloria al signore. A chi? Ah, sì, sì, naturalmente. Due tinte. Lo assaggi, signore.
soltanto potessimo vivere di cibo buono come questo, non avremmo il paese pieno di dentiguasti e putella a marcia. Si vive in una palude infetta, con strade lastricate di polvere, merda di cavallo e sputi di tisici. Lei studia per medico, signore? Sì, signora. Quella china la vecchia testa a una voce che le parla forte. A me non vada. E così farà davanti a chi la confessa. Ha portato il conto? Sarebbe meglio pagarla, vero Malika? Il conto, signore? 7 volte 2. Quanto ci hai messo? E di chi era la lettera? Oh, era Boina. Doveva portarmi il programma. Che cosa cambierai? La ci daremo la mano assieme a JC Doyle e... Miracolo, signora! Non mi chieda altro. Tutto quello che posso darle, le do. Dobbiamo ancora da penso. C'è tempo, signore, c'è tempo. Vuoi che ti alzi con la veneziana? Ma a che ora è il funerale? Alle 11, mi sembra. Non ho ancora guardato il giornale. Significa la trasmigrazione delle anime. Cavolo, ma parla come ti ha insegnato tua mamma. L'hai finito? Sì, ma non c'è nulla di sconcio. Ne vuoi un altro? Sì, prendimene uno di Pulled Cock. Che bel nome che ha. C'è gente che crede che dopo la morte continuiamo a vivere in un altro corpo. Gli antichi greci, ad esempio, credevano che uno potesse trasformarsi in un animale, in un albero, o in quelle che chiamavano le ninfe. C'è odore di bruciato. Hai lasciato qualcosa sul fuoco? Grognone! Su serio, Dedalus, sono all'asciutto. Fa un salto a quel casino di scuola e portaci qualche sterlina. Oggi i bardi devono bere e sollazzarsi. A proposito, ho da fare una visita alla vostra biblioteca nazionale oggi. Ah, no! La nostra notata prima di tutto, vero Reis? Oggi è il giorno del tuo labacro mensile, Kinch? L'immondo bardo si picca di farsi il bagno una volta al mese. Se mi consente, vorrei fare una raccolta dei suoi doti. Quello sullo specchio incrinato di una serva, come simbolo dell'arte irlandese, è maledettamente buono. Aspetti a sentirlo parlare di Amleto, Ains. Beh, parlo sul serio. Potrei farci dei quattrini. Lo saprei adesso. Usciamo da questo casino. Ecco Mulligan dispogliato dei suoi paramenti. Ed ecco il tuo cappello da quartiere latino. Carissimo Papi. Carissimo Papi. Grazie tantissimo per il regalo di compleanno così caro. Un berrettino nuovo, mi sta un amore. Sono lanciato in pieno nel ramo fotografie. Ieri abbiamo fatto grandi affari. Bella giornata e c'erano tutte quelle con caviglie grosse. Di a mamma che le voglio bene e anche a te le voglio con un bacione e grazie. Sabato c'è un concerto a Greenlands. C'è uno studentino di nome Benno che di sera viene qui qualche volta. Lui canta la canzone di Boina. Ditegli che Millina stupidina gli manda i suoi saluti. Che vi chiude in fretta, vi voglio tanto bene. La vostra cara e affezionata teacher Millina. Anni ieri, suo primo compleanno via da casa, separazione. Ricordo la mattina d'estate quando è nata,
Corre a bussare alla porta di Mrs. Thornton, vecchietta allegra. Quanti ne deve aver messi al mondo? Lei ha capito subito. Ha capito subito che il povero Rudy non sarebbe vissuto. Se fosse vissuto, adesso avrebbe 11 anni. Studentino. Oh beh, sa come cavarsela. No, non è successo niente, ben inteso. Potrebbe. Comunque aspettiamo che succeda. Ha il diavolo in corpo. Con le sue gambette sottili giù per le scale. Destino. Ora sta maturando. Ci mettuora. Molto. Quella volta l'ho pescata per strada e si pizzicava le guance per fare le rose. Busta stracciata. Succederà, sì. Prevenire? Inutile. Niente da fare. Dolci labbra leggere delle fanciulle. Ogni mossa inutile. Labbra baciate, bacianti e baciate. Labbra di donna piene che ti incollano. Meglio là dove adesso, lontano. Potrei fare una scappata. Per Ferragosto solo due scendini e sei pensa andate ritorno. Venite, giovanotti! Io sono pronto. Vieni, Kitty.